non siamo assolutamente convinti di dislocare l'ospedale di Teramo, non ci sono le ragioni, non ci sono né tecniche né economiche né sociale. Delocalizzare l'ospedale significa ancora una volta, diciamo, impoverire la città di Teramo, e dopo non ci sono le ragioni per cui realizzare un nuovo ospedale alla luce anche delle poche risorse che ci sono. Questo significherebbe fare un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, perché parliamo di oltre 350 milioni di euro, significa ridurre i servizi sanitari a Teramo. Quindi già stiamo in sofferenza, carenza di personale, liste d'attesa di 2 anni, quindi immaginare di andare a pagare rate di mutuo e di ventennali significa ridurre la sanità a Teramo. E poi siamo stufi di avere questi ruderi dell'Arsi di Teramo, abbiamo il rudero del dispensario, abbiamo il vecchio ospedaletto, Porta Romano, il vecchio manicomio, adesso ci vogliono lasciare anche il rudero di Casalena, adesso ci vogliono lasciare anche il rudero di Mazzini. È incomprensibile, penso che tutta la città di Teramo, i cittadini di Teramo sono convinti che questa operazione non ha nulla a che fare con la sanità. La lettera del sindaco di ieri l'ha letta, cosa ne pensa? Sì, un po' in ritardo. Noi già 3 anni fa come Will FPL chiedemmo un consiglio straordinario, aperto a tutte, diciamo, le associazioni, per discutere sulla nuova localizzazione dell'ospedale. Non è stata mai fatta, a distanza di 3 anni, oggi apprendiamo che il sindaco si sia convinto di convocare un consiglio aperto, speriamo, e ragionare. Ricordo al sindaco che alcune scelte urbanistiche non è del direttore generale della ARS o di chiunque altro, è del comune di Teramo, che ha competenza sulla pianificazione urbanistica del territorio. Vorremmo capire chiaramente quelle che sono le sue parole, perché purtroppo si usa spesso un linguaggio dove si lascia sempre la porta aperta, e qui invece noi vorremmo un consiglio comunale dove si porti l'argomento, dove si dica una volta per tutto che l'unica area disponibile è quella del Mazzini.